fatta a riposo con l'Italia, l'Italia governata dall'MSI, con però la voglia di cambiare. Cambiare perché? Perché siamo nell'82 e ci apprestiamo ad entrare negli anni di governo del pentapartito. Io volevo anche cercare di capire se eravamo in grado di mettere qualche advisor per fare, come dire, un cambio politico sostanzialmente. Buon pomeriggio a Prince Luke, Giorgio Limbici, Fabio Toglio e tutti gli altri ciccioli. Buongiorno anche a Vale on the road. Allora, andiamo subito a vedere se riusciamo a cambiare un attimino, perché qua purtroppo mi dà soltanto la scelta con il rivoluzionario comunista. Io non voglio diventare comunista, io volevo diventare socialista. Allora, io volevo diventare socialista, però purtroppo non ho il reformer per il socialismo. Posso solamente diventare o democratico o comunista. Ciao Aleius, ciao Black Jolly, è Luigi Bellini, è Luigi Bellini. Craxi, colui che disse i farfed and shitted and cameth. Dice cose il nostro Jacopo Vairetti. Buon pomeriggio ragazzi, innanzitutto vi chiedo un feedback audio video, se si vede, si sente bene tutto quanto. Così possiamo procedere. Così possiamo procedere. C'è solo un problema, perché se non posso diventare socialista, io direi che il corso del Perrucchetti potrebbe giungere alla fine, anche se abbiamo un 85% di MSI. Sarà un grosso problema. Ciao Badoglio Gamer, se vuoi venire su Discord, vieni pure su Discord a tenerci compagnia, che so che te comunque sei un personaggio abbastanza caldo su questo periodo, molto informato, molto curioso. Buongiorno Dick, la live di ieri sera verrà ricaricata su YouTube come la Royal Rumble? Non credo, Prudon Le Bon, è disponibile comunque per 30 giorni sul nostro account Twitch, quindi la puoi tranquillamente vedere sugli streaming passati della main page di Twitch. Tornando a noi ragazzi, allora volevo fare innanzitutto una piccola premessa, perché sai, comunque ci sono i grandi haters che mi perseguitano da sempre. Volevo farvi notare come sono state segnalate le precedenti 4 live di questa serie, in quanto ci sono contenute non idonei. Poi vabbè, diciamo, ho fatto ricorso e sono passati tutti e 4 i ricorsi, quindi, però giusto segnalare comunque l'odio nei miei confronti e nei contenuti che porto, ma io rispondo così, me ne sbatto altamente le palle. Tornando a noi, allora, innanzitutto ciao Production Channel, ciao Lorenzo Leoncini, ciao X-Ray da Twitch, Shovani Shazimani, scusa, perdonami. Allora, adesso siamo forti, abbiamo le risorse, abbiamo le fabbriche, è il momento di creare un esercito per poi iniziare delle guerre sostanziose. Io direi, mettiamo pure play, mettiamoci pure a per 4, andiamo a vedere un attimino quella che è la nostra produzione militare. Attualmente, allora, dobbiamo concentrarci un attimino sulla flotta. E dobbiamo capire un attimino anche dove vogliamo muoverci, o meglio, come vogliamo muoverci nei confronti dei due grandi blocchi che, diciamo, dominano in Europa, perché abbiamo il blocco della NATO e ovviamente il blocco dell'Unione Sovietica. Ricorsi di cosa? Beh, sai, quando ti segnalano un contenuto su YouTube, devono anche dimostrare, cioè devono appurare quelli di YouTube, che il contenuto sia effettivamente dannoso o non idoneo. Ho fatto il ricorso che puoi fare sui video di YouTube, e hanno esaminato i video e sono risultati idonei alla monetizzazione. Quindi è giusto per mettere in evidenza questa voglia incontrastata di rompere i coglioni. Quindi da quando mi sono iscritto mi siete sembrati sempre corretti rispettando le regole nei vari giochi, ma sai, gli haters, ci convivo quotidianamente con gli haters, non me ne frega niente sinceramente. Mamma mia quanto mi stanno sulle palle quelli che segnalano a ma sì, ma ci sono abituato, ma si sa anche chi sono, nel senso, non ne faccio mistero, mi interessa relativamente poco. Quello che mi interessa di più è divertirmi in questa campagna che mi sta piacendo tantissimo con voi che mi date supporto e mi consigliate su come
muovermi. Allora, innanzitutto noi abbiamo la carrier, ubertina portaerei assassina, la nostra ubertina che ovviamente adesso ha bisogno anche di aerei. Oh, che bello, abbiamo fatto gli SLBM, ma mettiamoli, equipaggiamoli. Equipaggiamoli questi SLBM. Mettiamo tre fabbriche. Abbiamo ancora una fabbrichetta da fare. Se non erro, noi abbiamo anche ricercato il gas sarin. Eccolo qua. È il gas sarin, mio signore. Dick, parlando di cose serie, ci sono notizie dal presidente? No, non ci sono notizie dal presidente. Sono diversi giorni che le nostre basi di Roma, Radio Vaticana, cerca di intercettare trasmissioni pseudo-occulte da Marte, ma del nostro Andreotti non ci sono più notizie. Abbiamo liberato i nostri cani dei servizi segreti. In compenso c'è un Bettino Craxi che ha tutto l'interesse a salire il potere, ma purtroppo non riusciamo. Purtroppo non riusciamo perché non abbiamo l'advisor socialista. Cappello autarchico del Dick, no, in realtà è che ho un mal di testa pazzesco e mi dà fastidio sentire i rumori troppo forti nelle cuffie. Voi direte, e perché non abbassi il volume? E quando si soffre di emicrania cronica ci sono delle frequenze che davvero danno estremamente fastidio. Tra l'altro sono conciatissimo, ho un torcicollo pazzesco, sono raffreddato. Qui nevica ininterrottamente da 4 ore e veramente voglio morire oggi. Voglio morire, ma voglio farlo con dignità. Allora, tra l'altro, volevo dirvi che domani, nel pomeriggio, io volevo fare una live come quelle che facevamo del forum. Quindi una live talk show dove parleremo insieme, svilupperemo degli argomenti, decideremo anche che cosa andare ad approfondire nelle prossime sessioni. Siccome molti di voi anche all'interno del clan mi hanno chiesto di perché non riporti il forum, era bello poter parlare, discutere, fare dei dibattiti. E allora ho detto va bene, domani pomeriggio intorno alle 15 del pome, così ci troviamo e decidiamo insieme un po' la pianificazione, facciamo una cosa un po' più interattiva. Allora ragazzi, tornando alla nostra partita, mettimi in vocale così peggioro la situazione. Ma Fabio Toglio, ma puoi entrare? Entra dentro. Domanda, ma ho scaricato la mod e ha iniziato con l'Italia nel 49, ma il Focus 3 è più piccolo rispetto a quello del 60? Sì, il Focus 3 che tu hai con lo start dal 49 è identico a quello dello start del 70, cioè questo qua. È sempre questo qua. Perché? Perché lo start del 60, che dovrebbe essere quello più caldo, almeno dal punto di vista del Focus 3 italiano, nel 60 è bellissimo. Il problema è che è ancora una versione in beta, quella con lo start del 60. Dovrei avere ancora un po' di pazienza. Domanda un po' tecnica. Secondo voi ho i 4 regge su Mac Air del 2017? Credo di sì. Ma non prendere per certo quello che ti sto dicendo, perché non essendo un utente Mac non ti so dare una risposta. Dovresti andare sul sito della Paradox, andare su Erzo Viron e vedere che cosa viene supportato o meno, ecco. Però mi sembra che i Mac non hanno una scheda video, quindi il treno non potrebbe andare. No, dire queste cose. Allora, io direi che possiamo sfruttare la nostra autarchia per spezzare le regne alla Grecia. Io giustificherei sulla Grecia. Qui è tutto un diritto. No, cazzo, è nato member! No, è ancora presto per la. Madonna. Stavo per fare la frittata. È vero che molti Mac non hanno la scheda video. Cioè dico, quelli base sì, non ce. Sì, ma non è che se non hai una scheda video il gioco non funziona. Dipende poi dopo il processore come gestisce tutto, perché è comunque integrata. Cioè è il processore che gestisce tutto quanto. Cioè il sistema operativo Macintosh è molto più leggero rispetto a un sistema operativo Windows, quindi il processore, se voi guardate anche la potenza dei processori Macintosh, è nettamente inferiore rispetto agli altri. Perché? Perché il sistema operativo pesa decisamente meno e quindi il processore deve lavorare meno. Cioè Windows è un mattone in confronto a un sistema operativo Macintosh.
Allora, Modern System, Decryption di livello 3, finalmente, finalmente. Qui possiamo farla la ricerca. Allora, andiamo sui Modern System. Questa qua è la nostra ricerca. Allora, io direi facciamo anche la Decryption, mentre invece... Research a New Technology. Ma scusami, con le dottrine, noi qua come siamo messi? Perché mi sembra che eravamo... 157 giorni, possiamo ricercare anche la dottrina. Molto bene. Ragazzi, cosa facciamo? Ci facciamo l'Austria? Che ne pensate? A 90. L'Austria potrebbe essere interessante. Quanti punti ci vogliono per l'Austria, visto che li abbiamo buttati via su una Grecia che purtroppo è nella NATO? 43 punti. Beh, direi che è fattibile come cosa. Allora, iniziamo a spostare le nostre divisioni di fanteria sull'Austria, che a noi piace molto. Che è piena di fragole anche l'Austria. È piena di fragole? Bello. Fabio, non ti capisco. Dai, oggi. Sei confusionario. È pieno di acciaio, penso, l'Austria. Andiamo a vedere le risorse dell'acciaio. Tungsteno, acciaio ne ha tanto, anche alluminio. 44 di petrolio in Austria. Incredibile. Incredibile, direi che ci sta. Il legname non basta, Sire. Igi, ma se metti la qualità video al minimo, come va? Aspetta, perché Igi, quale problema ha? Io intendevo che nello Star del 49 il Focus 3 è più piccolo di quello del 60 e non capisco il perché. È perché, diciamo, è il focus standard dell'Italia su Cold War. Quello del 60 invece è stato sviluppato dopo, perché all'inizio Cold War non aveva lo start intermedio del 60. Aveva quello del 73, mi sembra, e quello del 49. Lo stanno sviluppando. Quindi in teoria credo che poi dopo arriveranno a modificare anche gli archivi. Vabbè, buonanotte Loris. Anche gli altri Focus 3. 36. Allora, io devo andare a controllare un attimino anche la nostra produzione navale. Qui stiamo costruendo dockyards come se non ci fosse un domani. Ma i dockyards non bastano mai. I dockyards non bastano mai. Anzi no, perché? Perché sprecare qua? Costruiamo in Africa i dockyard. 40, 30, Alessandria va benissimo. Qui non si può perché non c'è il mare, qui sì però. Visite! Benvenuto, benvenuto. Benvenuto. Bettino! È il Bettino! È il Bettino Craxi! Bettino Craxi, che caricheremo anche lui su una sonda e lo manderemo nello spazio se combina qualcosa di losco. Allora, intanto, mancano 50 giorni alla ricerca della Fission Warhead 2, quindi l'improvement per la nostra arma atomica, e il Metal Matrix Composites lo stiamo terminando. Quindi anche dal punto di vista dei materiali siamo all'avanguardia. Poi potremmo fare anche il Low Input Sustainable Agriculture. Low Input is a form of organic farming that can notably reduce crop outputs but simultaneously ensure consistent and sustainable crop. Ok, dai, adesso ci sono pure quelli per l'agricoltura ecosostenibile. Accontentiamo anche loro, ma dopo. Dopo, perché io adesso ho tutto l'interesse a migliorare la nostra flotta. Ricercato. 68. Potremmo fare i sottomarini del 78. Sottomarini balistici del 78. Mi interessano non poco questi. Mi interessano non poco. Quasi quasi ho cambiato idea. Di che cosa state parlando, ragazzi? Fabio, mi leggi un po' i commenti ogni tanto, così magari, se posso, do una mano anch'io ai ciccioli. Ok, adesso aspetta, apri un attimo YouTube perché l'avevo tolta.
Per dedicarmi interamente a Twitch. Che non c'è nessuno. Un Acer portatile. Bah, oddio, sai. Io personalmente sconsiglio i portatili per il gaming. O meglio, se avete un budget e dovete investirlo per un PC da gioco, non andate sui portatili. Non andate sui portatili, andate su un fisso, perché è più stabile, perché scalda meno. È anche vero però che se a voi serve un computer da utilizzare anche per la scuola, per tante altre cose, il portatile ha, diciamo, il vantaggio di avere una versatilità differente. Esempio, col fisso tu, se devi fare, non so, una ricerca al computer, devi prendere, andare alla scrivania dove hai il fisso e metterti lì. Col portatile puoi anche dire, boh, me ne sto sul divano, sono in soggiorno, me lo porto in soggiorno, sono in camera, me lo porto in camera. Cercate sempre il compromesso. Benvenuto. Benvenuto. È il Fampi Magnus. Adesso giustifichiamo però qua. Giustifichi contro. Giustifichiamo su Fampi, ragazzi. Ok. SPO. Social Democracy. Oh no. La Jugoslavia me la sono pappata. La Jugoslavia me la sono pappata, ho liberato la Sumadia, la Slavonia, ho liberato anche un pezzo di Albania, perché io non voglio annettere tutta l'Albania. Siamo dei liberatores, mio signore. Siamo dei liberatores. È liberatores. Tu puoi andare qua, dai che abbiamo fatto anche... Abbiamo quasi completato... No, da 36. 36, Ma il gas sarin lo stiamo producendo. 15, gas. Però non è dentro nelle divisioni. Scusami, vuoi dire che il sarin... ATGM. Sai che potremmo mettercelo? No, c'è già dentro la TGM support. Sì. Appunto il fatto dei portatili adesso io lo sto pagando per un computer con un processore vecchio, che è un portatile, e non posso cambiarlo. Esatto. Per la scheda video è molto potente. Con il fisso comunque avete la possibilità, dipende sempre anche da che fisso prendete. Io sconsiglio tantissimo i mini tower. Mini tower sono quei PC piccoli. Sono dei fissi piccoli che hanno un case estremamente piccolo. Per svariati motivi. Nel momento in cui, non so, decidiate di cambiare una scheda video o cambiare dei componenti, innanzitutto lavorarci dentro, cioè andare a metterci le mani dentro un mini tower, è estremamente complesso. Piuttosto, spendete qualcosina in più sul case, vi comprate un bel tower, un case grande, in modo che quando lo aprite avete spazio per lavorare sul riscaldamento, e poi è compatibile con più parti di ricambio, perché il mini tower dovete comprare una scheda video adatta ad un mini tower. Cioè, se non so, magari adesso voi avete un budget di 600 euro, no? Perché non potete spendere di più e volete prendervi il computer, vi prendete un computer che sta dentro in quel budget, ma magari tra un anno avete a disposizione 400 euro in più, potete comprarvi, non so, una scheda video nuova, più potente, più prestante, e se avete un tower avete molta più probabilità di poterla installare. In un mini tower una 1070, una 1080 non ci stanno. Poi le schede madri piccole costano anche di più. Sì, e surriscaldano. Hanno fatto... No, costano di più. Poi hanno fatto due domande. Una, hanno chiesto di guardare le risorse del Liechtenstein. L'altra invece hanno chiesto da dove si può installare le mod di OI4, tranne da Steam. Dovresti provare a guardare su ModDB. Dovresti provare a guardare su ModDB. Io non ho mai provato ad installarle per Erzoviron da siti secondari. Dick, ci sono LED Discord. Cosa vuol dire? Non c'entra niente, Craxi? Cosa vuol dire?
No, in realtà è che io non posso far salire Craxi al potere. Perché? Perché non ho un advisor socialista. Cioè, io ho soltanto advisor che mi danno il Democratic Reformer, il demagogo fascista, che è quello che abbiamo preso, Carlo Scorza, e il rivoluzionario comunista. Io volevo davvero diventare socialista, perché questi qui sono gli anni del pentapartito con Craxi capo di governo. Quindi, a parte che nel pentapartito c'è anche la DC, quindi in realtà potremmo richiamare Andreotti da Marte, eh? Decidetelo voi comunque. Decidetelo voi se volete richiamarlo da Marte. No, tanto ci metto poco, basta che cambio il demagogo. Anzi, adesso il demagogo non ci serve più. Nel senso che, cioè, guardate qua, 86% di MSI. Sì, lo so. Troy Gamer è dentro nella stanza con noi. È mutato, però. Le mie truppe... Cosa ne pensi di questi quarti di Coppa Italia? Io lo sapevo che oggi saltava fuori qualche riferimento calcistico. Allora, partiamo dal Milan, perché sono milanista, sono estremamente soddisfatto, ho visto una squadra giocare finalmente bene e quindi sono contento che il Milan ha passato il turno meritatamente. L'Atalanta ha fatto una partita perfetta, sono... non del tutto sorpreso, nel senso che comunque quest'anno l'Atalanta ha avuto dei picchi clamorosi, però obiettivamente chi è che usava pronosticare un 3-0 dell'Atalanta sulla Juventus? Cioè, godo, tra l'altro. E non me ne vogliate, amici juventini. Quella che veramente è uscita a pezzi è stata la Roma. Cioè, 7 pere, ragazzi... è una cosa godo. Sì, Fampi è laziale, quindi tra l'altro Lazio che ha vinto i rigori contro l'Inter. Io volevo vedere un derby da milanista, sempre bello andare allo stadio a vedere un Milan-Inter, invece vabbè, dovrò andare a vedere un Milan-Lazio, pazienza. Andreotti sta bene sempre, fa un ottimo lavoro su Marte senza fare niente. Il derby di Pechino andare a vedere. Allora, Dario Scream dice continua con l'MSI. E continueremo con l'MSI allora. Dobbiamo anche andare a vedere se possiamo evolvere i nostri carri però, perché adesso siamo nell'83, abbiamo un 15% sul Leopard del 45, ci vorrebbero 500 giorni, no, non mi conviene. Non mi conviene. Adesso ci facciamo l'Austria e poi direi che possiamo anche azzardare una guerra un po' più tosta. Come si è messi qui? Possiamo fare tantissime divisioni, ragazzi. No, allora fai così. Sfornami un po' più di carri. Qui me ne fai uno. E anche qui me ne fai uno. Ok, ragazzacci. Ciao Iskandar. Io sono juventino. Queste due partite sono state tragiche. Sì. Sì, sì. Soprattutto perché sai, con l'infortunio di Bonucci hai voglia di rimpiazzare Bonucci con Caceres, eh? E soprattutto quando hai un Benatia che se ne vuole andare via. Avrà problemi in difesa la Juventus, secondo me. Intanto, quando scade questa giustificazione? Il 18 agosto dell'83. 18 agosto dell'83, io direi iniziamo a recuperare tutti i nostri aerei dall'Africa. This is South Africa. Iniziamo a recuperare tutti i nostri aerei dall'Africa e iniziamo a coprire i cieli della nostra amata Italia. Iniziamo a coprire anche i cieli della nostra amata Italia in un modo
sono già a posto. Qui sono già a posto. Allora, fai così. Toglimi questi dalla Lombardia. Dobbiamo appare i nostri aeroporti. E direi di mettere anche delle antiaeree. Dicono che non mosci. Quando appare la partita dico che non mosci. Non ho capito niente. Parla un po' più tranquillo, non avere fretta. Dicono che nella partita hanno mossi quelli della Juve, tutti. Io non l'ho vista, come non ho visto la partita di ieri dell'Inter, perché stavo commentando la Royal Rumble, ho visto giusto la sintesi e i vari gol. Mi ha impressionato la Fiorentina. Fiorentina mi ha impressionato così di pari passo come mi ha impressionato in maniera negativa la Roma. Cioè io veramente non capisco. Boh. Dick, mi senti? Sì, ti sento. Ciao. Ah, ok. Adesso sì. E prima non ti sentivo. No, perché prima avevo il microfono disattivato. Ah, ecco. Vedi allora. Vedi che sei un fubino. Mi stavo organizzando un secondo. Vedi che sei un fubino. Non capisco però perché non ci dà... Non capisco perché non ci dai il Sarin. Io il Sarin lo sto producendo, però. Ah, forse perché ne abbiamo poco. Può essere quello. Intanto, gli SLBM possiamo montarli sulla carrier? Sì. Sì. Possiamo montarli sulla carrier, mio signore. Vai, mettili sulla carrier. Mio signore. Mettili sulla carrier. E adesso iniziamo a ricercare anche gli aerei da mettere sulla carrier. Allora, i multiruolo li possiamo adattare. Io direi, innanzitutto mi fai la ricerca della quarta generazione multiruolo. Ok. Così poi iniziamo a modificare. Poi abbiamo detto, dobbiamo appare le nostre piste. Allora, facciamo anche in Calabria e in Toscana. Airbase, mi tiri su questa. Qui a quanto stiamo? Qui in Albania e in Slovenia. Direi che così riusciamo a coprire tutta l'Italia. Construction. Chiedono cosa ne pensi del Brexit? Della Brexit. Credo che sia una scelta degli inglesi. Per come sta andando l'Europa e per le politiche che sta adottando l'Europa, dal mio punto di vista, l'Inghilterra avrà fatto i suoi conti, cioè nel senso. L'Europa ha ritardato l'uscita dell'Inghilterra aumentandone di fatto i costi, quindi all'Inghilterra costa sempre di più uscire dall'Europa. L'Inghilterra è disposta a pagare questa cifra enorme, avrà i suoi motivi. Cioè, sono in una condizione completamente diversa rispetto alla nostra, quindi... Non si può fare il paragone, ma che ne pensi se l'Italia uscisse dall'euro, se poi dopo mi metti di fianco il discorso della Brexit? Questo potrebbe essere tra l'altro un argomento che possiamo magari trattare anche domani pomeriggio, dato che domani pomeriggio facciamo il talk show. Allora, modernizziamo anche i nostri fucili, perché non possiamo combattere quei fucili degli anni 60 nell'83. Sarebbe un qualcosa di abbastanza ridicolo. SSBN1. Ah sì, perché volevo terminare. Ah, ma 4 anni vai a quel paese. 6 mesi, ok. 7 mesi, ok. 4 anni, ovviamente no. 4 anni, ovviamente no. Tutta una pantomima, la regina d'Inghilterra è una politica a parte. Io sono la regina. E via di F-14 sulla portaerei assassina. E il caimanone lucano. Mo vedi. Ah, ma c'è anche Badoglio. Sono passato un attimo prima di andare in palestra. Attenzione, hai preso le proteine?
Sì. Che è malato. No comment. No comment. Continuiamo con i nostri servizi segreti qua. No, 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 no. No commi. No commi, no party. Vai di ricerca. Coms 4. Dai, ma sta cacchio di Austria del Ciula. Ce la facciamo? Andiamo a vedere un attimino la Russia quante divisioni ha. Tra le 146 e le 301, tra i 22.000 e i 51.000 aerei. Bestia, sei brutto questo qua però, il Leonid Brezhnev. Sono un po' tantini. È il Leonid Brezhnev. Mi sa comunque che la NATO non entra in guerre offensive. Mi sa che la NATO non entra in guerre offensive. Io non posso neanche boostare. Non posso neanche boostare la mia ideologia. Questo è un problema, perché io volevo pian piano levarglieli quegli staterelli lì. Visto che comunque adesso la Russia non ha più il Partito Comunista in Italia da finanziare, starà finanziando qualcos'altro. La Germania dell'Est? La Germania dell'Est. Ma schifo, c'ha 5 divisioni. Vabbè, il problema è la Russia. Il problema è la Russia, mio signore. Noi quanti cavolo di aerei abbiamo? 6.003 ne abbiamo. Servono più aerei. Cosa chiedono? Chiedono se della chiesa ancora viva. È vivo, della chiesa viva. Credo di sì, eh. L'avevo visto tra i generali. C'era lo stato del Vaticano. Poi sì, Carlo Alberto dalla Chiesa. Carlo Alberto dalla Chiesa è ancora vivo. Vuoi dire che è in Africa? No. Sì. Sì, sì, è in Africa. No, è sul fronte con l'Albania. È sul fronte con l'Albania. L'Africa l'abbiamo sguarnita. L'Africa l'abbiamo sguarnita. Allora, iniziamo a mettere i nostri aerei qua. Non puoi boostare ideologia, non puoi fare neanche colpi di stato. Eh no. Infatti ti avevo consigliato di fare colpi di stato quando se un giorno attaccherà la NATO, così saranno più impegnati a coprire più fronti. Sì. E colpi di stato mi sembra che li puoi fare. No, poi non... Posso farli colpi di stato, certo, ma che colpo di stato faccio in un paese che è 100% comunista, ad esempio? Appunto, è quello il problema. Devo boostargli comunque un'ideologia. Il problema è che non posso boostare, e voglio capire se non posso boostarla perché force government make puppets default policy of aggression wars with ideological group. Potremmo anche cambiarla questa cosa. No, secondo me è proprio la third position che non può boostare la propria ideologia. Sì, dovremmo far ritornare davvero Andreotti, mi sa, eh. Mi sa che dobbiamo far tornare Andreotti. Mi sa che l'ideologia non c'entra, perché ho giocato con l'Italia comunista e poi non potevo farlo. Tipo, fai un investimento oppure alleanza difensiva con chi, Alex? Alex Vaccaro, ma non ti chiamavi Adrian una volta? Mi ricordavo un Adrian Vaccaro. Leo, allora Dick, puoi nominare Mauro Biglino come reggente dello Stato Vaticano. Io ci metterei invece Fabio Toglio in Vaticano. Fabio Toglio in Vaticano con i kiwi. Guarda qua. Guarda Radio Maria quanto spreada. Ma io e Fabio Toglio sono la stessa persona. Io sono imperatore. Ecco, è arrivato Bettino Craxi, guarda. Proprio lui. È il Bettino, mio signore. Dai che devo finire questa cavolo di Austria. Poi vediamo un po'. La Cechia.
La Cechia ha un sacco di alleati. Ma sai che noi... Sai che noi siamo NATO? NATO è un patto difensivo, non è un patto offensivo. Quindi noi nelle guerre offensive saremo sempre da soli. Saremo sempre da soli. Questo non è bello. Non è assolutamente bello. Tra l'altro, non possiamo produrre testate atomiche perché non abbiamo fatto il referendum. Ma per fare il referendum noi abbiamo bisogno del 90% di war tension. Quindi dobbiamo alzare la war tension a tutti i costi e continueremo a giustificare guerra del cazzetto. Il problema è che adesso, pian piano, questi staterelli del Ciula... Più alta la war tension, più è probabile che entrano nelle nazioni. Sì. Yeah. Beh, continueremo a fare man bassa in Africa, finita l'Austria. Cioè, l'unico... È l'unico, o se no nel mondo arabo, tipo Israele non è nella NATO e non ha alleanze, e c'è anche questa signora qui, Golda Meir, che è abbastanza ambigua. Intanto abbiamo finito, guarda, sai cosa faccio? Io giustifico su Israele nel mentre. E adesso comunque... ci facciamo l'Austria. Dicevi, Fabio? E l'account del padre ha scritto. Ah, ok. E infatti io mi ricordavo un Adrian Vaccaro che ci segue da sempre, praticamente. Vabbè, ma sai cosa dico? Ma io attivo il battle plan, cioè tanto questi sono talmente insignificanti che... Cioè, faccio fare tutto al battle plan, guarda. Piglia Vienna, su. Chiedono del Liechtenstein di invaderlo, penso. È vero! Il Lido Liechtenstein! Il Lido Liechtenstein! Neanche se vede per quanto è piccolo. Cosa ha Lido? Oh, c'ha 7 civili e 5 militari il Liechtenstein, eh? A me fa un comodo. Zitto zitto. Ah, anche con Liechtenstein. Beh, l'Austria è già morta. La prendiamo, Vienna, ce la facciamo. Ok. Capitolata l'Austria, non abbiamo incontrato una divisione. Austria inetta. Adesso voi. Cari amici miei. Austria e cade, perfetto. Ora direi per Israele, ecco, vedi, già con Israele un po' di personcine simpatiche qui le hanno. Abbiamo fatto anche l'equipment nuovo. Hanno trovato un sistema per boostare i partiti. Ciao. Come si fa? Se vai nella schermata diplomatica, sulla sinistra puoi trovare delle scritte, se le clicchi ti danno le possibilità di fare azioni che altrimenti sarebbero bloccate. Mi sa meglio quelli Giorgio Limbici. Allora, aspetta, fammi andare a pigliare perché non ho capito che cosa ha detto Fabio, cioè nel senso, scusami Fabio, ma a volte faccio fatica a capirti. Allora, vediamo un po' il commento del Giorgio, dov'è che è? Se vai nella schermata diplomatica sulla sinistra puoi trovare delle scritte. Se le clicchi ti danno la possibilità di fare azioni che altrimenti sarebbero bloccate. Sulla schermata diplomatica della nazione che io voglio influenzare, immagino. Quindi facciamo un esempio. Su Israele, no? Qui ci sono delle scritte. Io non posso cliccarle. Cioè sì, me le fa cliccare ma non mi dice nulla. Solo 6 punti power projection. Power projection, political power. Sì, quello lì dice. Power projection. No. Is the measurement of your international... Clue that enable you to perform special diplomatic or political action. The ability to project power and
Relation is measured in your ability to respond to crises, rapidly deploy and sustain forces, and press international relation and forces in your favor. Our projection is scarce and strictly limited by available diplomatic and military tasks. For extension, this asset is physically possible. Tipo, qui mi dà 51. Noi abbiamo il 51. Abbiamo poca power projection, quindi dobbiamo arrivare a 100. Questo che intendete, ragazzi? Funziona, per esempio, da Egitto sull'Anglo-Sudan nel 49. Ah, ok. Tipo noi con la Somalia. Vi ricordate che in Somalia avevamo tanto, tanto potere? Ho capito. Ma che bella questa meccanica. Interessantissima. Molto interessante. Allora io direi qui facciamoci anche... Io voglio continuare con le navi, ragazzi. Io voglio continuare con le navi, voglio ricercare la Super Carrier 3. Voglio ricercare la Super Carrier 3. Allora, noi qui stiamo preparando... Da notare, volevo attaccare Israele, è arrivato Vlad. Una casualità, proprio così. Tanto abbiamo 10 divisioni tank, ragazzi. 10 divisioni tank che per noi sono preziose come l'ambra. Hai presente la percentuale che spunta alla sinistra? Se una parte della percentuale è tua, puoi fare queste azioni usando il political power. Quindi in realtà devo andare a prendere una nazione dove io ho dell'influenza. In Grecia ce l'avrò dell'influenza? Ma che? Questi li ho liberati io, avrò dell'influenza qua. Ma che? Ma figuriamoci. Korean Airlines Flight. L'ha garantito qualcuno Israele? Sì, la Gran Bretagna. Sì. Il problema è, se la Gran Bretagna mi attacca, mi sì. porta dentro la NATO. O forse no. Chiedono se Israele è difesa dalle UK. È garantita, sì, l'ha garantita adesso. Garantito. L'hanno garantita adesso questi bastardi. L'hanno garantita e adesso. Dicono che l'Iraq ha cambiato stato, cioè che ha cambiato. No, scusami, l'Arab Republic of Egypt è. Ma cos'è sta porcheria? Cioè l'Egitto è l'Iraq è diventato Egitto? Senti, allora, visto che non posso fare niente con questi israeliani qui che sono protetti dallo UK, io direi cancelliamo la giustificazione a questo punto perché non voglio tirarmi dentro la NATO. E ah, ma perché ci siamo al 71% di war tension. Perché siamo al 71 di war tension. Qua mi conviene far ritornare la DC comunque. Mi conviene far ritornare la DC. DC. Ci vuole per il balistico dell'86. 893 giorni. Troppo. Troppo, troppo, troppo. Portiamo su... E poi una cosa. I destroyer. Annetti quello stato nell'Egitto che è dimenticato di prendere. Quello sputetto. Quello sì. Sputo vicino a Nio. Sì, ma è facile anche che adesso lo garantiscano. 49. Ma va che faccia strana che è. La war tension è alta, adesso è facile che garantiscano qualsiasi cosa. È facile che mi garantiscano qualsiasi cosa questi porci. Ah, qui me ne sono spuntate fuori 14 così. Beh, voi vi mando in Liechtenstein a sto punto. Visto che Liechtenstein... A proposito, non è che mi hanno garantito anche Liechtenstein? No, almeno quello. Voi andate in Liechtenstein. E a sto punto voi andate qua.
Potremmo provare a fare l'Arabia. A fare l'Arabia, vediamo il Libano. Il Libano è reazionario, anche il Libano potremmo farci. Questi sono nazionalisti. Third position. Beh, potremmo farci tutto ciò che sta intorno a Israele, per esempio. Prova a prendere la Nigeria, che quella lì mi sembra sia piena di risorse. Ma la Nigeria l'ho già presa, cioè. Ah, la Nigeria, okay. Non l'Algeria, scusa. Qui c'è il Niger. Vediamo un po' le risorse. Ma sì, in Africa qua è pieno di risorse. In Africa qui è pieno di risorse. Cioè, guarda il Gabon. Anche Burgu. Borgogna. Minchia, guarda questo. Mathieu Kerku. Cioè, è un figo, guardalo. Con l'occhialino da sole. Space. 94. Space Marines. 94. Allora, tu hai bisogno di un generale. De Lorenzo. De Lorenzo. Quando cacco ti penso. Israele non possiamo fare nulla. È stata garantita questa signora qui con la collana di perle. Da quando ero in guerra con loro, Dick, probabilmente in realtà l'Iraq ha fatto pace bianca e magari con un evento scriptato che doveva venire dall'Egitto si sono uniti, può essere. Ciao Pesk. Sì. Preferisco il Dick in Libano che i miliziani dell'ANP. Devo prendere il Libano. Vuoi il Libano? Ci prendiamo il Libano. 49 di petrolio. Fission Warhead 3. Mi piace. Voto 10. Fusion Warhead. Beh, in teoria comunque il prossimo mese in teoria dovrebbe scendere un sacco la war tension. Ogni mese scende tanto. Tu dici? Sì, pure nella Millennium Dome, sì. Io però qui voglio territori, cioè dobbiamo fare il piano del Medio Oriente. Piano del Medio Oriente sarebbe bellissimo se entrasse tipo una lega araba in guerra contro di noi, giusto perché voglio fargli capire chi comanda qua. Allora, tra l'altro, qui li avevamo divisi questi, sì e sì. Allora tu stai sul Northern Italy. Chiedono per Grecia, Cipro e per la Nigeria. Grecia è garantita. Cioè è garantita, è dentro nella NATO. Grecia Cipro è... Cipro invece penso sia inutile. c'è un patriarca a Cipro. Reazionaria. Che risorse ha Cipro? Puttana! Beh, un pensierino a Cipro io lo farei, Un pensierino a Cipro io lo farei. Tra l'altro, una cosa che vorrei capire anche. I nostri fantastici missili balistici che stiamo producendo con tanto amore, gli RBM Felix, ne abbiamo 192, mio signore. Andiamoli qua, va. E arriviamo. Abbiamo un ottimo raggio in realtà con questi missili. Abbiamo veramente un ottimo raggio. 180, 160, 160, 480. Spostali in Egitto, che coprono tutto il Medio Oriente. Cosa chiedono? Chiedono
se i due slot ricerche in meno ti hanno svantaggiato, penso di sì, col tuo piano che avevi in mente. Mi hanno svantaggiato perché continuando dallo start, quello iniziale dal 1960, io credo che nell'80, adesso, con quegli slot ricerche sarei stato molto più avanti, non sarei così indietro col navale, non sarei costretto a sacrificare degli slot... non so, ad esempio per lo spazio, la ricerca spaziale, avendo due slot ricerca in più, io posso permettermi di lasciarne uno interamente sulla ricerca spaziale, uno interamente sulle ricerche missilistiche e poi ne ho cinque che ballano. Quindi questo sì, da quel punto di vista lì sì, ma sono comunque molto avanti. Sono comunque molto avanti. Non sono in anticipo sulle tecnologie, quello sì, però sto al passo con i tempi, almeno quello. L'albero dei focus lo hai finito? Sì, sì, perché questi focus qui sotto non li posso fare, perché questo è lo stesso focus tree dallo start del 49, quindi le lezioni del 53 vengono sbloccate nel 53, e ormai siamo nell'83, cioè se parti dal 70, questi sono i 20 passati, quindi il focus non è retroattivo. Retroattivo. Dick, devo iniziare una partita OI, cosa mi consigli di giocare? Mod o vanilla? Ti dico mod, se devi giocarla in single player, mod. Il vanilla in single player, boh, è noiosissimo, cioè nemmeno Badoglio lo gioca. Povero Badoglio, né? È proprio una persona orribile. Vai in Egitto. No, abbiamo 12 divisioni carri, eh. Ma quel link che lasci tu per comprarlo a meno prezzo funziona? Assolutamente sì, tra l'altro a proposito di sconti e mica sconti, siccome il Dictator ci tiene molto a farvi risparmiare soldi, se voi cliccate sul link che trovate in descrizione al video del nostro game shop di Instan Gaming, potete trovare titoli molto interessanti, tra i quali anche Erzo Viron e tutti i DLC scontati fino all'80%. Inoltre, ogni giorno, ogni 24 ore, c'è in promozione un gioco iper scontato che è quasi regalato. Fateci un salto, è un modo per risparmiare, comprando titoli sicuri e allo stesso tempo aiutare anche il nostro canale digitale, che in quanto una percentuale di quello che voi spendete viene a noi, e noi con questi soldi compriamo titoli nuovi che poi dopo vi portiamo sul canale. L'ultimo esempio, la serie che sto portando su Twitch con Resident Evil 2 Remake, è stato acquistato proprio grazie ai vostri acquisti che avete fatto su Instan Gaming. Finita la promozione, basta, chiudiamo, togliamo. Te l'ho chiesto perché lo devo comprare, che ce l'ho craccato. Beh sì, ecco sì, pesca, vanilla Giappone ci sta, è forse quella meno noiosa, perché comunque... Fabio, potresti comunicare un consiglio al Dick? C'è un gioco, Riot Civil Unrest, un gioco in cui puoi vestire i panni dei rivoltosi o della polizia antisommossa, far rivivere momenti di rivolta, gli darò un'occhiata. Il Sudan, Simone Perrucchetti, questions sudanese sovereignty. Direi di sì. Cioè, per quale motivo non dovrei farlo? Per quale motivo? Ibrahim Aboud, io e te ci vediamo sul campo di battaglia. Ora, 65 di PP. Qui abbiamo anche il... Voi chi siete qua? Ma vi do già i comandi, cioè. Vi do già i comandi. E che poi fa caldo e si sudan, è per questo. No, non si... no, 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 no. Non dire mai più una cosa del genere, Fabio. Non puoi. Io voglio le bombe atomiche. Voglio anche un po' di stability. Potremmo fare promesse di pace. Che ci aumenta la stability. Del war support, sinceramente, a me interessa poco adesso. Nel senso che comunque siamo contro degli staterelli del cazzetto, quindi è relativo. La stability invece è un qualcosa che mi interessa di più. Il Radical Educator? Chi è il Radical Educator? Radical shit. È Luigi Perrucchetti. Però Luigi Perrucchetti mi toglie sì 10 di stability, ma mi dà 2% di velocità di ricerca, che è un qualcosa che a me interessa, visto che siamo... penalizzati da reserve slot che non abbiamo.
Dick, fai fuori quello stato con 106 divisioni. Chi è lo stato con 106? Ah! L'Uganda! Ne ha 82! L'Uganda! Gagliardo! Sì, Focus non decisamente. Ma cosa c'ha l'Uganda però? Scusa, fammi capire. si possono recuperare i focus, quelli vecchi, non si Il può fare. Kigali? Quante ne ha? Zero. Oh, Improved Fourth Generation Multi-Role Fighter. Ricercami anche quello navale, va. Chiedono quale mod è nazione, per favore. Samuele Rocca. Rocco. Ma fatti una Kaiserreich con... O se no, una Modern Day con una nazione come l'India. Perché no? L'India. Pure la Kaiserreich con la Repubblica Italiana, che figo. È la Kaiserreich. È la Kaiserreich. Allora, aspetta un attimo che qua mi sto confondendo un attimo. Tecnologie missilistiche. Allora, io voglio CBM. Enable building ICBM Silo State Level 2. Vai. Silos missilistici. Ne mettiamo uno in piazza Navona. Si apre la piazza e esce un missile gigantesco che parte. Dicono che le 106 divisioni dell'Uganda lanciano cocchi. Adesso li attacchi. Appena ho il political power, giustifichiamo anche sull'Uganda. I lanciacocchi, dicono Easy che la... way. Ma questo multi-roll, quarta generazione. Ugandan Knuckles. Vai, quarta generazione multi-role fighter. Abbiamo altre 8 divisioni. E me la dici così. Te lo dico così, sì, Fampi. Proprio così. No pesante, no pesante. Perché non mi dà più recruit and deploy? Ah, si è buggato, scusa, fammi capire. Non mi fa più vedere il pannello. Ah, ma vai a fan bagno. No, i pesanti non mi servono. Milano, divisione blindata, è questa qua. Sì. 2291 di breakthrough. Che schifo, ragazzi. Ma il Me ne backtool mette cos'è? in produzione 10 qua. Il È la difesa no. Quello lì che hai detto te prima, cos'è? Quello che ne è 2200, cos'è? Non ho capito. Breakthrough. E Io in cos'è? Kaiserreich ho fatto trasformare l'Unione Sovietica. Il breakthrough, ragazzi, ve lo leggo direttamente proprio come ve lo legge lui, è quanto danno il nemico può fare in offensiva. Quindi è un bene o un male che è alto? No, Non capisco. è un bene, è certo che è un bene. È anche troppo, nel senso, non serve tutto quel breakthrough. Anche se sono diversi i valori rispetto al vanilla, quindi anche perché è una guerra più moderna. Non so come hanno fatto le divisioni loro. Guided Mine Missile Destroyer. Facciamo i destroyer del 64. Ora dobbiamo anche sistemare le nostre navi. Production. Vai di navi. Destroyer di livello 1. Stavamo producendo destroyer 5. Vai. Mai finito il manpower? Sì, ho finito il manpower. Ho messo in reclutamento il mondo, ragazzi. Ho messo in reclutamento il mondo. Qui possiamo fare anche delle altre decisioni che sono quelle. Per fare Roman Ambition.
Olanda, Brabante, Lussemburgo, Banat, Crisana, Marameus, Oltenia, Montenia, Grecia, Bulgaria, Turchia, Iraq, Svizzera, Portogallo, Belgio, Italia, Spagna, Francia e Gran Bretagna. Cioè, vabbè, devo distruggere la NATO praticamente. Voi, per esempio, andate qua, unitevi. Chiedono quanto danno puoi fare al tuo nemico quando ti difendi. Qua è quando il nemico ti attacca. Lo esplodo. Io sto fermo, no, e muore. Se non attacca. Praticamente si può fare tipo... Lui ti attacca, poi dato che lui ha poca organizzazione fai un contatto. Certo, cioè le mie divisioni di fanteria hanno 1215 di difesa, 692 di attacco. Che nervi che non posso attaccare Israele perché è stato garantito. Che a me avere uno stato allineato con loro in questa zona qui mi dà terribilmente fastidio. Mi dà terribilmente fastidio. Vabbè, ci faremo Cipro. Ci faremo Cipro. Nel mentre, quanto manca per la giustificazione? Events or decision timeout? Non posso farlo, scusami. No, ma non posso farlo qui. Vogliono gli italiani a Washington. Prima dobbiamo avere degli italiani con una flotta decente, perché gli Stati Uniti non so quante navi possano avere. Cioè, noi abbiamo una super carrier qua in porto. Ubertina, però, Ubertina, è la grande Ubertina. È la grande Ubertina. Che tra l'altro potremmo riempire di missili anti SLBM1. Pentagon. Basta aspettare che l'Unione Sovietica attacca, poi ne approfitti e ne attacchi anche. Scusami, ma se io porto la mia portaerei tipo qua, la porto lì. Dammi anche la flotta, perché non voglio lasciarla completamente sola. E anche i nostri sottomarini. Tanto questi cosa vuoi che abbiano? Cheat. Tu vedi che mi fa anche lo strat. Fai così. Ma è talmente insulsa che non ci arriva. Scusa, fammi capire. Esatto. Ma non ci arriva. Ma non ci arriva neanche. Ma che siluro è? Ma che missile di merda è? Ma dai! Ma non ci arriva qui! Chiedono la Francia come è messa la Francia. Anche la Spagna. Siamo più forti noi della Francia. Di gran lunga. La Francia ha tra le 21 e le 32 divisioni, tra i 4.000 e gli 8.000 aerei. Abbiamo più aerei, più fabbriche, più tutto e anche più dignità, perché noi le baguette non le mangiamo. E chiedi se hanno chiesto se la Spagna è nella NATO, se puoi attaccarla. Spagna mi sembra sia nella NATO. Niente. Non pensi, per fascista. No. Ma i ciccioli quanto cazzo sono avanti? Quanti punti ci vogliono? 103, li metteremo da parte e ci facciamo la Spagna. Tac. Anche il Portogallo, tra l'altro, è fascista, quindi potremmo attaccare pure il Portugal. Il Portugal. Tutti in vacanza alle Baleari, in Italia. Sì, è il missile di livello 1, è praticamente inutile. Praticamente inutile. Tu, super carriera autarchica, torna a Taranto, va? Che è meglio, fai più bella figura. È un petardo gigante, in pratica. È un petardo gigante. Sì, esatto, è inutile. Cioè, quello sai cosa serve? Lo fai esplodere in mare, poi tutti i pesci vengono a galla, li peschi e li dai alla Findus. Historically accurate. Beh, chiaro, scusami Fampi. Adesso va bene tutto, però. Qui dentro che cosa abbiamo?
I balistici dove li abbiamo messi? I balistici li abbiamo messi qua, se non è. Sì. I RBM Felix. Questi vedi già hanno un bel raggio, I Felix già hanno un bel raggio. Ne abbiamo tantissimi. Italian Social Republic sul Sudan. Consiglio di fare un porto a in Marocco per fare gli sbarchi facili. Quando ti fa la Spagna. No, ce l'abbiamo comunque supply, Ne abbiamo 40 in Marocco, 61. Cioè tutto il Nord Africa comunque coperto. Noi avevamo giusto problemi qui nell'Africa nera. Nel Centrafrica avevamo dei problemi. Più che altro, più che il porto, volevo vedere gli aeroporti quanti ne avevamo. 560 sono sufficienti. Guarda, posso già iniziare a portarci un 300 per l'air superiority e... non ho il manpower. Dobbiamo fare la ricerca per il manpower. Quella là, l'agricoltura intensiva, transgenica. Chiedono le squadre di sommergibili nucleari. Li stiamo producendo, Piano piano. SSBN2. SS. Social Republic of Sudan. Ma scusami, ma quanto ci vuole per sto staterello di merda qua del Liechtenstein anche? Mite che guerre che dobbiamo fare qua. Esattamente insulse. 12 maggio 84. È l'anno in cui è nato il dictator. Al mio compleanno facciamo esplodere un po' di missili balistici. Mentre invece questo, 14 maggio 84. 11 settembre, giusto? Adesso, esatto. Adesso praticamente. Dai, dichiara guerra all'America. It's time to purpuri. Fai esplodere le gemelle. Le gemelle Kessler, mio signore. No, le torri. Prova a vedere le navi missilistiche se ci puoi mettere i missili. Ballistic Missile Submarine. Ma scusami, come faccio? Devo portarle in porto? Perché vedi che qua mi dà il simbolino dell'aereo? Sì, eccoli qua. Ma ci posso mettere anche gli... Ci posso mettere anche gli aerei sulle navi. Ci posso mettere qualsiasi cosa sui sottomarini. Pure i jet. LOL. Che sottomarini sono? Mettiamo 8 SLBM. Chiedono... Aspetta. Sai, Dick, sai che si può trasformare l'Unione della Britannia in United Kingdom, in Kaiserreich? No. Cioè, non ho proprio capito la domanda, perdonatemi. Ok, Liechtenstein fatto. De fatto. Cioè che poi trasformare quelli da comunisti in quelli normali. Aspetta che... Nella Kaiserreich. Dai, vai, su, qua, conquistalo, Vaduz, su. Ok, pure qua. Vaduz affanculato. Capitolato Liechtenstein, abbiamo fatto anche gli intercontinentali, carrier improved multirole, guarda quanta roba abbiamo qua, scusa un attimo. Allora, carrier multirole, improved generation 4 di air superiority, fammi questo, tu invece, torna sui missili e vedi di ricercarmi...
gli SLBM2, visto che gli uni fanno proprio schifo, meno hanno un raggio di 600 km, che è sicuramente meglio del raggio di quegli altri. Capitolato il Sudan, super carrier di livello 3. È andato giù anche il Sudan. Qui dobbiamo farci la ricerca. No, questa la teniamo in stand by un attimo. Monthly population più 5%, visto che comunque siamo messi male col manpower. Siamo messi male col manpower. Sudan, take all states. E vai. Adesso io voglio fare qualcosa di laido. Tipo, ci sono 90 divisioni in Uganda. Ci sono 90 divisioni in Uganda. Io voglio esploderle. Guarda, sono talmente laido che voglio metterci i carri. Voglio metterci i carri. Le fanterie le metto. Ma guarda, ma te ne metto giusto 12. Qua. Ordini. E due qua. Senza neanche gli aerei. Voglio vedere i miei carri armati che schiacciano 90 divisioni. Carri armati. Ordini. C'è anche un pezzettino di terra vicino all'ex Sudan. Sì, quel pezzettino, sì, che... Sì, quello dell'ultima volta. Vabbè, ma sto coso... Che stai giustificando, mi sembra. Ma sto coso... Io ho fatto take all states, cioè questo, questo pezzettino qua non è uno stato, non è nulla in realtà. C'è un pezzo di deserto dove non c'è niente. Non so perché l'ha messo lì così. Io ho fatto take all states. Ho fatto take all states. Ethiopian Empire. Fa già ridere così. Che sono monarchisti, ma noi abbiamo detto che dobbiamo fare la Spagna. La Spagna quante divisioni ha? Tra le 31 e le 39 ha tra i 2008 e i 3000 aerei. Dicono che c'è il napalm in Uganda. Vabbè, ma quanto siete light, però. Giustifichiamo sulla Spagna. Giustifichiamo sulla Spagna. Iniziamo a prendere le nostre divisioni. Voi state andando lì, quindi voi siete liberi adesso. Perfetto, voi vi occuperete della Spagna. Voi vi occuperete della Spagna. Io direi facciamo... Anzi, no. Storico. Ma perché la Francia si è tenuto il Marocco? In teoria si doveva liberare. È strano che la Francia abbia ancora il Marocco. Ma per prendere il manpower di una nazione che hai conquistato, cosa devi fare per integrarli? Cosa vuol dire per integrarli? Devi andare sulla schermata, quella dei template delle divisioni, cliccare qui dove sto indicando adesso, dove c'è il simbolino della coroncina di fianco a Division Designer, e ti sì. Apre. No, te... nel senso tipo tu la conquisti, però vorrei anche il suo manpower. Non si può fare. No. Voglio la che sia la sua. Ah, ecco, abbiamo capito che cos'è. L'ha scritto Luigi Bellini. Quello spazio è un territorio che se lo contendevano Sudan e Egitto. E quindi è uno è la terra di nessuno? Sì, in teoria sì, da quello che ho capito io. Ma pensa a te. Ma sta cosa non la sapevo. Luigi Bellini mi insegna sempre tante cose interessanti. Guarda qua, queste 20 divisioni qui. 20 divisioni contro i nostri carri.
Tra l'altro, a proposito di Napalm, ragazzi, io vorrei provare anche il Sarin. Cioè, il Sarin ti dà più 100% di attacco, più 100% di difesa. Poi aggiunge che hanno provato a fare uno stato delle persone in quel territorio, ma Egitto e Sudan hanno li hanno attaccati e li hanno distrutti. Ma questi Sudan però... Iniziate a venire qua voi, va? Iniziate a venire qua. Leonardo perché chiede invade la Spagna? Perché è fascista, quindi non è garantita. La domanda è perché no? Ci metto 400, non abbiamo il manpower, mio signore. Non abbiamo il manpower. Allora, se non abbiamo il manpower, sai che cosa faccio? Me li prendo da un'altra parte. Tipo, i nostri missili balistici Felix potrebbero magicamente spostarsi qui ed essere puntati contro la Spagna ad abbattergli gli aeroporti e i forti. E i forti navali, i rifugenti atomici. Ma Franco quando muore? È eterno. Non può morire, è come Andreotti. Ah, ok. Per carrier, sottomarini, carrier 5. Del 78, dell'86. Ma facciamo una bella nuclear super carrier. Sì, voglio esagerare proprio. Guarda qua, i nostri sottomarini. Il sottomarino balistico. Chiedono se annetti tutta la Spagna. Conviene. Penso di sì. Prendo tutta la Spagna. Perché la Francia da due lati poi. Fai tipo uno stato cuscinetto in sui Pirenei. No, conviene tenersela. Hai due fronti almeno. Sulle altre abbiamo quattro sottomarini balistici. Palla vicino. Questa qui sarà la flotta interstellare, la decima Caimanone. Per il Caimanone Lucano. E la mandiamo qui nelle Baleari. Poi noi abbiamo bisogno della nostra flotta nel Mediterraneo. Venite tutti qua. Lasciate un mi piace che siamo a 65 spettatori, ma solo a 37. Esatto, dai, mettete il mi piace per incoraggiare, su ragazzi. Iscrivetevi. Search and Destroy, vieni qua. Fammi un bel Search and Destroy. Perfetto. Fammi qualcos'altro. Cazzo, distruggono che c'hanno un raggio ridicolo ste cose. Fai bombardamento delle città. Vai, bombarda Palma di Mallorca, almeno quella riusciamo. Con i sottomarini balistici a Palma di Mallorca.
Va bene, ok. Ok. Voi venite qua. Stai portando la democrazia in Spagna adesso. Sì, esatto. Democrazia è una parola grossa, però. Caimanone e Lucano ti ringrazio per la flotta. Prego. Non c'è di che. No, intanto abbiamo bisogno di... Ah, qua sono spuntate altre 24 divisioni. Intanto mi fa molto piacere. Dai ragazzi, abbiamo già preso 10 Gliele unità diamo in più. all'Umberto Albrizzi. All'Umberto Albrizzi, al quale potremmo fargli, cioè assegnargli una missione di difesa costiera. Ne servirebbero molte di più, però va bene. Almeno intanto iniziano a dislocarsi un po' sul territorio. Tu che sei un alpino, Carlo Alberto Dalla Chiesa! Ma no! Ma aspetta, ma gliela faccio fare al Dalla Chiesa questa missione. Ah, però questo c'ha 4 in attacco. No, no, va bene lui. Dalla Chiesa, stai là. Dalla Chiesa. Adesso. Questi 400, portameli qui. E anche tu. Questi 400 me ne metti 200. Anzi, no, fai così. Metti tutti qua. Tu vai qui. Questi 700 vai. 400 qua. Questi 200 nel Tirreno. Questi cosa sono? Ventesimo stormo. Tyrrhenian Sea, vai. Che te, vai nel Western Mediterranean Sea. Perfetto. Questi li abbiamo già messi lì. Questi qui li mettiamo sulla Spagna. Questi qui li mettiamo sulla Spagna. Uganda. Tu direi che potresti venire anche te qua. E vai sulla Spagna. Ok. Cosa abbiamo ricercato qua? Il cicciolo. 84, settembre 84. Combi planes emphasis. E qui invece c'è il beluga. Belly cargo emphasis. 160. Fammi vedere qua, no? Portable computers. 179 giorni per la ricerca, va bene, facciamo quello. Puoi anche usare l'aeroporto in Sardegna? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Il problema è il manpower. Adesso abbiamo 2100. Adesso abbiamo 2100. No, non ne abbiamo più. Ok, scherzavo. Volevo. Non volevo. Elimina anche questo, così 800. Adesso qui è fullato e qui in teoria dovrebbe salire. E qui in teoria dovrebbe salire adesso piano piano, chianne chianne. Tecnologia spaziale, un po' che siamo fermi, eh. Per la missione di Marte, attenzione, Crewed Martian Mission. Possiamo iniziare la ricerca per andare a riprenderci Andreotti. Incredibile. Andatelo a riprendere, Andatelo a fascisti su Marte. riprendere, andatelo a riprendere, ragazzi. Non possiamo lasciarlo là. Se torna che a posto gli assegniamo. Che cosa? Ministro Se torna che a posto gli assegniamo. dell'Interno. Beh, sì. Tra l'altro, qui in Italia c'erano anche altri carri, se non erro. Two Stage Fusion Weapon. Sembra un insulto. Chiaro.
pace. Fammi vedere un attimo. 550 di energia elettrica, ma non mi serve più l'energia elettrica. Vai, 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 ricerca la Fusion Warrior. E fu così che si crea un blackout. Ma va, ne ho tantissima di energia elettrica, sei fuori? Veramente tantissima. Possiamo riutilizzare la sedia elettrica. La sedia elettrica. Più sedie elettriche per tu. Eccoli qua gli altri due carri. Eccoli qua gli altri due carri. Portameli qua. Mannaggia il Wall Maria. Mannaggia il Wolverine. Oreste Fanti. Che faccia autarchica che ha l'Oreste Fanti? Grugnifico. Perché sei importante? Aspettiamo la sonda Sgarbi. La sonda Sgarbi, mio signore. Stai importandomi più tungsteno di quello che ti serve, mi sembra di aver visto. Siamo indipendenti dal tungsteno. Siamo indipendenti dal punto di vista delle risorse, ragazzi. Abbiamo poco tungsteno, ma vi ricordo che tra poco c'è il Portogallo qua vicino. Tutto giallo. Allora, Mbarara, ragazzi. Mbarara. Umbrella. Umbrella. Il portopollo. Porco pollo. Allora. Dove sono i nostri carri? Sarin. Sakhalin. 12 carri contro 21 divisioni, dai. Su. Fate il vostro lavoro. Ma come bruciano? Mio signore, esplodono ad una velocità allarmante. Sì, cazzo. 6.000 di breakthrough, 2.002 di soft, 1.007 di hard, vabbè. Ciao. GG. Esplodi Ciao. Male. Tra l'altro il fosforo mi dà anche il 100, mi riduce del 100% la penalità all'attraversamento dei fiumi. Il fosforo, scusami, il sarin. E infatti anche qua col fiume c'è poca storia. God save our gracious queen, long queen and her me. Vabbè, ciao. Dove erano gli 80 divisioni, scusa? Stupido Mongolorten. Ciao. Non ci sono più. Quei 7 secoli sono una diceria. Non ci sono mai stati. Aspetta. Vieni qua, buddy. Pronto. Andate da Marchesi, va. Chionne. Mamma mia. Siete contenti? Avete visto quanto sono durate? Pontefici Andreotti dicono dalla chat. E addirittura. Ma tu, questa divisione insulsa, che senso hai di esistere? Vai via. Dick usa il sarin, ONU triggered. Che vengano. Sì, sì, come, o come direbbe Fampi, piace? Piace. E che fine fa il sarin? Ok, un altro sottomarino. Molto bene, ragazzi. Molto bene. Ma sarin ristabilizza la pelle. Ristabilisce la cute della pelle. Sì, ma tu capisci che il sarin mi dà 100% in più di attacco, più 100% difesa, meno 100% river crossing speed penalty.
Capito che tu usi quello con i carri quando attacchi attraverso un fiume, disintegri qualsiasi cosa? Beh. Probabilmente è stato Assad a fare la mod. È l'unica cosa che viene in mente. Che lui usa molto il gas, quindi è stato lui a potenziare. Guided Missile Destroyer, super carrier di livello 3, mamma mia. Mamma mia, le super carrier. Mamma mia, le super carrier. Allora, qui me ne lasci 20 anni, no? Dicono che il Burundi e la Ruanda hanno un sacco di risorse. Sono sotto all'Uganda. Sì. Dopo ci facciamo anche quelli. Mio sire, servono più banane. Dici? Ma noi, scusami una cosa, ma li abbiamo messi in produzione? Gli SBL, BM2. Allora, aspetta un attimo che qua non ci capisco più niente. Ok, e poi dobbiamo sistemare anche i fucili. Ok, mamma, siamo potentissimi, ragazzi. Siamo troppo OP. Il Ruanda non ha nulla. Vabbè, ma Burundi e Ruanda, cioè, nel senso, cosa devono. Ma lasciamoli lì, poverini. Lasciamoli lì, poverini. Andiamo a prenderci il chorizo. E il pata negra. Ecco, ci serve anche il tungsteno. Cazzo, è nato member. È nato member il Portogallo, brutto laido. Non ha beh, ma però la Spagna ne ha di tungsteno, dai. 27,99. 13,45. Sì, ci basta il tungsteno della Spagna, dai. Quando è che scade la giustificazione della Spagna? Che volevo chiudere la live con la guerra spagnola. Il Portogallo sta garantendo la Spagna? Cioè, volete far scoppiare adesso la guerra mondiale? E facciamola scoppiare. Vaffanculo. Non mi interessa, la Spagna non la mollo. La Spagna non la mollo. Vaffan bagno, non la mollo la Spagna neanche se piangono. Ma il Portogallo che garantisce la Spagna. Sì. E viceversa. Allora si garantiscono a vicenda. Non so se entra la NATO. Cioè, anche se il Portogallo è nella NATO. In teoria no, perché sarebbe una guerra offensiva, cioè offensiva, difensiva del Portogallo ai danni della Spagna, cioè a favore della Spagna. Non dovrebbe entrare la NATO. Soltanto se attacchi il Portogallo dovrebbe entrare. Esatto. Vabbè, non so come funziona la NATO in quella moda. No, io non ho insultato Israele, Alex. Mi sono incazzato come una bestia perché l'Inghilterra ha garantito Israele. Perché io volevo prendermelo questa fetta di Medio Oriente. Perché mi dava di fatto dei confini interessanti su altri tre stati. Come il Libano, la Libia e la stessa Repubblica Giordana, però va bene, nel senso, non posso passare da Israele, vorrà dire che mi farò un bello sbarco multiplo e li facciamo esplodere, ma non uso neanche i Marines. Non uso neanche i Marines, uso il gas. Uso il gas. C'è qualcosa che mi dà bonus sugli sbarchi?
Marsh, forest, desert, plains, jungle. No. Puoi cercare in mezzi anfibi. Quelli danno bonus, mi sembra. Sì, mezzi anfibi danno bonus. Però ho pochi slot di ricerca. Cioè, io non voglio rimanere assolutamente indietro con la ricerca spaziale. Potremmo fare un bel improve worker condition. Ma improve worker condition che ci alza la stabilità. E dai, raga. È la superca. Madonna, stiamo continuando a produrre questi fantastici sottomarini balistici per la gioia di Vlad. La prossima supercarrier la chiamiamo la Bulgara. Voi perché qui soffrite di attrition? Schifosi. Andate qua, tanto avete il diritto di passaggio ai territorio NATO. È territorio NATO. Technology. Ha detto che scherzava. Ho letto. High level bombing. Dai che abbiamo terminato anche la dottrina aerea. Siamo pronti per spaccare culetti. Là. Bene. Scontro tra la marina italiana e la marina spagnola. Pronto. Dice Gianmi che senza altri core state la vedo. Chiedono se verremo mai creati attraverso Rubicon. Mm? Chiedono se vedremo attraverso i creati il Rubicon. Ci facciamo fare anche il bagno con le paperelle a Craxi nel Rubicon. Non riesce a fare share bombardment. C'è un bonus sullo sbarco. Sta combattendo la flotta. Dovremmo farcela lo stesso. Ma che cazzo di giro di rimbambito sta facendo questa qua? Cioè, vabbè. È stato il genio. Parliamone. Dai, è arrivato uno e ha detto: io so tutte le capitali. Bellissimo. Cioè, guarda che giro da rimbambito ha fatto quell'altro. Doveva essere una cosa simultanea. Doveva essere una cosa bastarda. Ma sta flotta di merda qua ce la fa? Non hanno più aerei neanche per piangere, Cribio. Non hanno più aerei neanche per piangere. E che si sbarca a Mursia.
hanno bloccato i convogli. Mi hanno bloccato i convogli! Stavano sbarcando! Cioè, quegli altri dove cazzo sono? Spiegamelo. Me li hanno affondati. Me li hanno affondati. Ma uso Sarin qua, voglio vedere se mi fermi. E mi ha fermato. Fermato. Au! Au! Ma la mia cazzo di flotta qua. Ma ce la fa? Cioè, gli ho affondato. Guarda quante navi gli ho affondato. Io ho perso 12 convogli, merda. Ma qui se è buggato, non va più. Dai, su, sbarca però adesso, cazzo, sbarca. Sbarca. Ce la fate? Dai, cazzo, non c'ha più aerei, su. Su. E questi continuano a mandar roba. Dai che sta usando il Sarin, c'hai ancora 4 giorni. Vai a sbarcare. E finirgli di buttar giù ste cazzo di. Dai che questi sono in mare da 500 anni, porca loca, su. Dai che sono in mare da 500 anni. Ritenta, sarai più sfortunato. Cioè, tutte, gli ho affondato tutta la flotta, su. Dai. Cosa gli manca? Un destroyer ancora gli manca, un destroyer di merda. Vai, su. Almeno glieli distrae dall'altro lato, almeno glieli distrae. Vuole andare giusto, cazzo di destroyer, che mi blocca. Mo sono diventati 16 destroyer, spiegami. Ma si moltiplicano? Ma si moltiplicano, spiegamelo. Dicono che il Portogallo c'ha la colonia in Africa. Devi stare attento. Portuguese Republic, sì, è qua. Beh, ma tanto non può venire. E poi c'ho delle truppe in Africa. Ok, siamo sbarcati. Finalmente. Però. Carini loro che mi attaccano coi carri. Ho una scelta da fare. Di tipo, un tizio della mia famiglia ha fatto una cazzata. Devo crocifiggerlo, rupe tarpea oppure perdonarlo. Beh, la rupe tarpea è bellissima. Vai allora. Attento.
King Ninja chiede in Italia chi c'è a capo. Il Perrucchetti. Simone Perrucchetti. E chiede anche perché non si è alleato con alla fine. Con chi? Con Franco. Perché allearmi con Franco quando posso fargliela pagare e prendermi le sue terre? Ma poi una volta che lo compro da Instant Gaming. Cosa? Una volta che compro il gioco da Instant Gaming. Sì. Per usare tipo le mod devo andare semplicemente su Steam. Sì, certo. Devi riscattare la key su Steam. Ah, ok. Lo installi come un gioco normale. Ah, va bene. Okay. No, volevo informarmi che almeno lo faccio uno di questi giorni. Comunque come grafiche sono abbastanza bellissime. Stai già giocando? Cioè, sì, ovvio. È stupendo. Cioè, hanno fatto una specie di Pearl Harbor 2.0. Soltanto che questa volta ci sono morti in un po' troppo. Quanto quelli che alla fine sono gli americani di Combat. Non ho capito la domanda di Dennis. Vediamo se esce. Quale domanda? Cioè, non lo voglio spoilerare, ma dopo la prima missione ci sarà l'ultimo. Molto bello. Oh, sono forti i tuoi carri, oh. Minchia. Quindi hanno 6 di carri, però. Quindi hanno 6 di carri. Allora, mettiamoci su un po' di roba sul Portogallo. Mettiamo su un po' di roba sul Portogallo, tipo... 100 cas. Ma con il Portogallo avrai anche delle colonie in Asia. Avrai Macau e quell'altra striscia di terra vicino all'Indonesia. Tipo Portuguese Timor, sembra. Dennis dice, sai, una soluzione praticamente semplicemente che su alcuni giochi è come se ci fosse un buco nel quale il PC non riconosce il programma, come se io stessi sul desktop. Forse lo puoi aiutare. Sì, un secondo solo che sto micrando contro questi qui. Ok. Dai, su. Attenzione che c'è zero manpower. Brigadier. No, 2007.
Non è zero. Però finiscono subito. Tranquillo. Non ti preoccupare. Adesso no, ne rifaccio un altro di attacco qua, bastardi. Andate a morire male. Che palle. Quanti morti abbiamo perso? 200.000, quell'affondamento delle 10 divisioni durante lo sbarco, dal terzo sbarco, ci è costato non poco. Un po' troppi morti per questa campagna. No, va bene, va bene. Le abbiamo prese soltanto qua i morti adesso. Ci siamo fatti l'Africa. E anche questa è vinta. Ha chiesto Luigi che qua praticamente stanno facendo. E ha chiesto che deve fare. Cosa? Luigi è in difficoltà perché non sa. Stanno facendo dei quiz sulle capanne. Stanno facendo dei quiz? Scusa, non capisco. Sulle capitali. Sì. Ha chiesto cosa dovrebbe fare. Che senso cosa dovrebbe fare? Rispondere, no? Cioè, no. Non capisco qual è. Non capisco il problema qual è. Cioè, è un quiz sulle capitali, ma in che contesto? Ah, sulla chat. Ah, ok. Allora fate il giochino delle capitali, scusami. Dai, Luigi, su. Se aveva paura che dava fastidio, non lo so. Ma va, figurati. La Russia di merda, ma guarda la Russia di merda che ha mandato i suoi carri qua. La Russia di merda ha mandato i carri. Sacca ieri. Infatti è quello che sto facendo. Quello che sto facendo. Così si imparano. Ciao Spagna. Sì, sono calabrese. GGK. Come ti chiami? Ah, fanculo. Ci siamo annessi anche il Portogallo. Anche il Portogallo. Dai che pian piano l'impero romano sta prendendo forma. Comunque ragazzi, comunque. Sono le 4:20. Io vi ringrazio perché oggi siete stati fantastici, mi avete tenuto compagnia per tantissimo tempo. Vi ricordo, lasciate un like per sostenere il canale e se volete acquistare Erzo Veron 4 ad un prezzo scontatissimo con tutti i DLC, senza DLC, come cavolo vi pare e piace, ragazzi, andate su Instant Gaming, trovate il link in descrizione a questo video per accedere al nostro shop, un modo per sostenerci e soprattutto risparmiare fino all'80%. Dal vostro dittatore Lorenz per oggi è tutto, l'appuntamento in live slitta alle ore 18 su Twitch per giocare insieme a Resident Evil 2, ci terrorizziamo un po' e poi stasera magari facciamo qualcosa. Domani pomeriggio invece alle ore 15...
facciamo una live talk show dove potrete entrare anche voi sul Discord, parlare insieme, insomma pianificare quelli che saranno gli approfondimenti da trattare insieme a voi nelle prossime puntate, domani ore 15, YouTube e Twitch. Ciao a tutti e buona merenda.